nuova puntata di In Cucina con Kiki Pelosi e Spotty, il lagotto che ci farà da assistente. Oggi vi prepareremo una ricetta super nutriente, ma veramente semplice da fare. Si chiama Pappo Natale. Ed eccoci in cucina con il nostro amico Spotty. Vi presentiamo gli ingredienti per fare Pappo Natale, la ricetta natalizia. Carne di manzo, riso, lamponi, valeriana, così stai calmo, e poi l'ingrediente preferito da Spotty, gli alberelli snack it di Premier. Cosa ne dici, Spotty? Pappo Natale è una ricetta che eseguiremo in vaso cottura, per cui utilizzeremo questo bellissimo vasetto di vetro con la sua guarnizione, i suoi gancetti e i nostri ingredienti. Andiamo a preparare il nostro pranzetto di Natale per cani e per gatti. Iniziamo dal riso. Facciamo un fondo, piccolo fondo di riso, con 2 cucchiaini e riso precedentemente bollito. Poi mettiamo la nostra carne frita, a crudo naturalmente, e facciamo un altro piccolo strato. È buono, Spotty, vero? Ti lecchi già i baffi. Un altro strato di riso. Voilà. E i nostri lamponi, succosi, antiossidanti e perfetti per la nutrizione sia del cane che del gatto. Naturalmente, se preparate Pappo Natale per un gatto, evitate di mettere il riso. Il nostro vasetto è pronto. Mettiamo la guarnizione. Fate molta attenzione. Chiudete il vasetto. Questo è il nostro vasetto, pronto per essere messo nel microonde. Come vedete ha uno strato di riso, carne, ancora un po' di riso e dei buonissimi lamponi. Ed ora andiamo a inserirlo nel nostro microonde per 5 minuti. Ding! Andiamo a prendere il nostro vasetto nel microonde. È molto caldo, quindi bisogna farlo riposare per 20 minuti. Ricordatevi, mai servire la pappa calda ai cani o ai gatti. Fatela raffreddare. Ed eccoci qui, abbiamo inserito tutti i nostri ingredienti e adesso Spotty mi aiuterà ad impiattare. Con cosa? Con i lamponi che inseriamo. Fatelo a vostro piacimento, io li metto così. E poi mettiamo questi alberelli che Spotty ama molto. Buono, bravo Spotty. Adesso te li metto anche nella pappa. Tac. Qua. Guardate che bella atmosfera natalizia che creano questi alberelli. Così. E il tocco finale. La valeriana, che aiuta a calmare i vostri cani e anche i gatti. In caso ci fossero dei botti o se ci fosse troppo rumore in casa. Troppe persone che potrebbero infastidire i vostri animali. Questo è un tocco finale magico. Vero Spotty? Che tu hai sempre paura di tutto. Tu hai sempre paura di tutto. Voilà, siamo pronti. Togliamo il nostro coppa pasta e la pappa. Pappo Natale è pronto. E allora buon Natale col tuo Pappo Natale. Spotty? Guarda che buona! Uppa! Buon appetito, buon Natale!